siamo col mister Oiaro della SC di Falco. Mister, finalmente una partita, una vittoria dopo tante sconfitte. Sì, sono arrivati altri 3 punti. Abbiamo fatto la migliore partita da quando sono qua. Questa è la quinta. Abbiamo fatto una brutta sconfitta domenica scorsa qua in casa, brutta prestazione, però i ragazzi hanno reagito bene, si sono allenati costantemente, numerosi, e quindi il risultato è arrivato. E l'unica cosa, 10 minuti del secondo tempo iniziali, siamo partiti molto nervosi e sul 2-0 questo non ce lo possiamo permettere, dobbiamo essere bravi a chiudere la partita, ad abbassare il ritmo quando è necessario e a ripartire nel momento giusto. I ragazzi però hanno risposto molto bene, devo dire la verità, sono contento di loro e meritano questa vittoria. Domenica prossima verrà il Rocca di Neto, che è una squadra molto forte, però daremo filo da torcere anche a loro. Il campionato ancora è lungo e quindi lotteremo per salvarci. Beh, senz'altro, meriti al Girifalco, ha giocato bene, ha meritato senz'altro la partita, lo ha dimostrato sul campo, dunque non possiamo che, anche se con rammarico, la delusione che ci ha portato perché pensavamo di vincere, però bisogna riconoscere i meriti anche agli avversari. E il Girifalco oggi ha dimostrato, ha vinto e dunque, insomma, in bocca al lupo per il proseguo del campionato, perché i 7 punti che ha il Girifalco sinceramente non ricalcano la partita che ha dimostrato oggi, anzi penso che il Girifalco dimostri di avere anche di avere anche qualcosina e di fare un buon proseguo del campionato. Di nuovo in bocca al lupo e complimenti al Girifalco.